Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Rebirth e siamo sempre davanti al 3D Brawler, uno dei minigiochi che a mio avviso risulta essere in bilico tra divertente e frustrante, in base ovviamente a come si, diciamo, in base anche a come ci si approccia a questo tipo di minigioco, che però oggi qui con voi cercheremo di snocciolare nel miglior modo possibile. Abbiamo già affrontato Sephiroth e vi ho già fatto vedere appunto come affrontare Sephiroth. Ora restano praticamente gli altri due nemici che molto probabilmente avrete già battuto, ma che magari per qualcuno che prova difficoltà o qualcuno che necessita di avere qualche consiglio, ovviamente io sono qui per aiutarlo. Partiamo con ovviamente accedere al nostro brawler. Vi ricordo che i primi tre nemici si affrontano per trama, mentre invece gli altri due si affrontano successivamente, sbloccando ovviamente tutto ciò che c'è di secondario all'interno del gioco. E poi l'eroe leggendario Sephiroth, di cui abbiamo già parlato, ma dato che molti mi hanno chiesto come ottenere Sephiroth come diciamo come nemico, in questo caso all'interno del Brawler 3D, dovrete affrontare la side quest Non voglio fermarmi, non posso fermarmi, che è praticamente battere il dipendente Shinra in tutti i vari minigiochi presenti all'interno del Gold Saucer. Quindi completate prima quella side quest e poi sbloccherete Sephiroth all'interno del Brawler 3D. Oggi parliamo di Shiva, che è praticamente il primo dei nemici extra che è possibile affrontare all'interno del brawler e che ovviamente potrebbe in un modo o nell'altro crearvi qualche difficoltà. In realtà Shiva è abbastanza semplice se paragonato ovviamente agli altri, perché come potete notare dal lato destro del nostro, diciamo, personaggio può effettuare solo un attacco, mentre invece dal lato sinistro li effettua tutti e tre. Quindi sappiamo già che quando Shiva attaccherà da destra, cioè nel senso attaccherà verso la nostra destra, potremo tranquillamente schivare col pad destro, con lo stick destro, senza bisogno di dover fare altro. Mentre invece per quanto riguarda la posizione sinistra, quindi gli attacchi che arrivano da sinistra, avremo tutti e tre le disposizioni da dover imparare e studiare. Ovviamente anche Shiva possiede dei limit che andremo a vedere nel dettaglio e che andremo ovviamente ad analizzare, però rispetto a tutti quanti gli altri, Shiva come primo boss diciamo opzionale è quello più semplice e ovviamente l'entry level. Quindi detto ciò, direi che siamo pronti e cominciamo ad analizzare la nostra Shiva. Eccoci qua con Shiva, che risulta essere comunque molto più semplice rispetto agli altri avversari. L'unica cosa che dovete fare attenzione, guardate in questo caso, è il gancio, che sembra simile al diretto ma non lo è, perché se notate Shiva parte praticamente dal basso verso l'alto e poi fa il gancio, mentre invece per quanto riguarda il diretto lei partirà col pugno direttamente dall'alto, quindi ve lo farò notare. Questo invece è il montante, che è abbastanza riconoscibile in questo caso perché è abbastanza visibile. E poi qui fate attenzione, Shiva a differenza degli altri avversari va colpita da dove si sporge, quindi avete visto che praticamente lei si esporta con il viso verso sinistra, quindi dovete colpirla verso sinistra. Prima sequenza berserker di Shiva, che è praticamente composta da solo due colpi, quindi abbastanza easy. Anche questa è fissa, quindi fate attenzione per ovviamente impararla. E poi ovviamente vedremo anche la seconda sequenza. A destra Shiva fa soltanto il gancio, quindi potete schivare in maniera molto facile. E come potete notare, appena si sporge a destra, noi boom, la colpiamo a destra. Seconda sequenza berserker, il diretto di Shiva, vedete come parte dall'alto. Qui invece abbiamo il gancio e qui abbiamo un altro diretto che, come notate, parte sempre dall'alto. Poi altro colpo, ovviamente end phase, e anche in questo caso di nuovo sequenza berserker che però noi già conosciamo, perché anche Shiva, come Ifrit, vedremo poi successivamente, avrà soltanto due sequenze berserker. Quindi in questo caso abbiamo concluso e come potete notare Shiva è
veramente molto facile da leggere, quindi ci rivedremo poi successivamente con Ifrit.